Assessore Bordonani, nel corso della giunta avete deliberato in tema di piani di emergenza per i comuni. Attualmente l'85% dei comuni lombardi ha questi piani di emergenza e bisogna completare. Sì, come sempre, come ha già dimostrato dall'insediamento, la giunta Maroni sta dimostrando quanto presti attenzione al territorio lombardo, a tutto il territorio, sia per quanto riguarda la gestione del rischio, sia per quanto riguarda l'intervento diretto. E sia il rischio che l'intervento diretto sono argomenti che rientrano nei piani di emergenza comunali, che permettono una pianificazione, una prevenzione e dopo la pianificazione e la prevenzione, in caso di emergenza, l'intervento e la risoluzione dell'emergenza stessa. L'85% dei nostri comuni è già dotato di un piano di emergenza, però la nostra attenzione è lavorare sia su quei comuni che ancora non hanno il piano di emergenza, che sono 285, ma anche su quei comuni che hanno un piano di emergenza e sono 55, che è un piano di emergenza datato e quindi va riaggiornato rispetto alle nuove emergenze. Per fare questo, come interviene Regione Lombardia? Prima di tutto attraverso un supporto tecnico importante e continuativo che sta mettendo a disposizione di tutti i comuni lombardi. Questo supporto tecnico è a disposizione attraverso una bozza di piano di emergenza che ovviamente va adattata ad ogni situazione, ma soprattutto con dei seminari itineranti che stanno venendo realizzati in tutta la regione. Quindi è Regione Lombardia che va direttamente sul territorio per formare i tecnici comunali, per formare del personale, quindi non obbligare i comuni ad assumere o dare delle consulenze esterne per la redazione di questi piani. Quindi ancora la Regione Lombardia attenta al territorio per la prevenzione ma anche per l'intervento. Una domanda: fra tutte le nuove emergenze, qual è quella che ha riscontrato magari anche nelle sue visite e nei suoi incontri con i sindaci attualmente? Emergenze sul territorio? Nuove emergenze. Le nuove emergenze che sono risultate soprattutto dagli ultimi 4 mesi di forte pioggia che hanno caratterizzato la nostra primavera riguarda ovviamente il rischio idrogeologico e quindi l'intervento in tal senso, senza dimenticare però che soprattutto la parte della nostra regione, quindi in particolar modo i territori bresciani, mantovani e parte di quelli cremonesi, sono interessati da possibili eventi sismici. Quindi su queste criticità ci stiamo muovendo e ci stiamo attivando sia per quanto riguarda la messa in sicurezza del territorio che come saper affrontare l'emergenza.